qui con estremo piacere con Valentina Parisse, ormai diciamo un'artista, una musicista molto affermata sul panorama nazionale e internazionale anche. Diciamo che possiamo subito citare il dato per cui il tuo grande traguardo ultimo, che è il 33° posto nella classifica di Air One. Come hai vissuto questa conquista? Con estrema gioia, Sara, veramente con una gioia pazzesca, perché una canzone dura più o meno 3 minuti e mezzo, 4. Dietro quei 4 minuti c'è un lavoro davvero certosino, di grande passione, e quindi è veramente stato un grande traguardo per me. Bene, ma invece tornando, facendo un passo indietro, ti ricordi com'è nata la tua passione per la musica? Insomma, se c'è un ricordo Wow. particolare. Allora, la mia passione per la musica è nata praticamente un po' con me. Forse è stata stimolata dal fatto che il mio papà è un grande amante della musica. Lui si occupa di tutt'altro, lui è un ferroviere adesso in pensione, quindi insomma proprio tutto un altro mondo, ma ha questa grandissima passione per la musica nel cuore. E quindi mi ricordo che appunto cantavamo in macchina insieme, oppure lui arrivava con un nuovo CD, un nuovo vinile a casa e quindi mi diceva: guarda, guarda cosa ho trovato, ascolta questo artista. Quindi forse un pochino è nata da lì. Poi ho iniziato a lavorare anche molto presto, ho iniziato a lavorare in uno studio a 14 anni. Quindi puoi immaginare, ecco, è una passione che è cresciuta piano piano con me. Ma è negli anni come pensi si sia evoluto il tuo talento? Cioè hai raggiunto una maturità come oggi? Ma credo oggi di aver raggiunto sicuramente un suono molto molto fedele a quello che ho nella testa, perché poi alla fine, sai, siamo tutti, chi fa il mio mestiere, siamo dei visionari, no? Quindi parte tutto da una visione, da qualcosa che hai dentro e che cerchi di esprimere. La musica è un mezzo, no? E credo di esserci, insomma, riuscita ad ottenere, a scrivere, descrivere il mio mondo. I passi sono stati tanti, credimi, ecco, se io oggi sono qui con te a parlare è perché il cammino è stato molto lungo, bello, a volte anche con alti, bassi, però sono fiera di essere qui. Ma invece se appunto frutto, cioè pensando a questo percorso, come riassumeresti la tua musica? In un aggettivo, in un'espressione? Wow. Credo avventurosa, un po' come sono io, perché non mi sono mai tirata indietro a nuove collaborazioni, nuovi territori anche, perché il mio primo album in inglese io l'ho scritto e realizzato in Canada, ad esempio, che è una terra che mi ha insegnato e lasciato tantissimo, è stato molto formativo. Io ho finito il liceo con le mie canzoni in tasca e 4 soldi, forse anche 3 soldi. Ho preso tutto e sono partita per questa avventura, quindi sì, forse un aggettivo della mia musica è forse avventurosa. Ma proprio in merito a questa esperienza in lingua inglese, per un artista cosa vuol dire intraprendere un percorso in una lingua che non è la sua? Guarda, diciamo che l'inglese, per mia fortuna, anche qui ha sempre fatto parte del mio ecosistema, chiamiamolo così, quindi ero facilitata in questo. L'inglese è diverso dall'italiano perché c'è proprio una concezione anche della canzone molto diversa. La nostra lingua ha, per dire una cosa, ha 10 parole. In inglese spesso per dire una cosa si ha una parola e si intendono molte cose, ma è in quella parola lì. Quindi, ecco, per riprendere anche l'aggettivo di prima, anche la nostra lingua è molto avventurosa e molto affascinante per chi scrive canzoni come me, perché hai davanti una tavolozza di colori infinita e devi essere lì attenta a scegliere le parole giuste. Diciamo che sì, un bel dissing in particolare tra queste due lingue, ma trasmettono comunque due idee differenti, ma appartenenti allo stesso mondo, soprattutto. Sì, poi alla fine l'importante è sempre quello che io dico, è il messaggio, nel senso ci sono poi dei messaggi senza dubbio universali, quindi io ritrovo molto di me, non è una Valentina diversa, non sono, diciamo,
partita da una Valentina e improvvisamente sono un'altra. No, sono sempre io, anche perché scrivendole le canzoni, è inevitabile, no, che si vada a pescare nelle proprie esperienze, emozioni, eccetera. Ma e quanto c'è di tua esperienza personale nel tuo ultimo brano Proteggi? Che già dal titolo, insomma. Tantissimo, tantissimissimo, tantissimo, perché come ti raccontavo prima, ecco, è necessario, per essere sinceri, un'emozione, anzi, scusami, per arrivare un'emozione, secondo me, deve essere sincera nella vita e nella musica. Le persone se ne accorgono, no? I nostri interlocutori se ne accorgono se qualcosa non lo sentiamo, se qualcosa non è nostro, e questo sarebbe per me inaccettabile, sarebbe una grande sconfitta. Quindi parto dalle mie esperienze, dalle mie emozioni. Il lockdown sicuramente mi ha segnata come ha segnato tutti quanti, e ho cercato di mettere in proteggi questa voglia di aggrapparsi a una speranza vera, questa necessità, questa voglia di buttare via il cuore. Ma non per buttarlo via così, ma per recuperarlo, per riprenderselo e per far qualcosa di migliore. Bello, questo è proprio un bel messaggio e anche molto universale, soprattutto perché, non so, hai proprio interpretato benissimo un po' il pensiero e i sentimenti di tutti noi che abbiamo passato tanto tempo in casa. Ma senti, invece Quanto. una domanda un po' più trasversale su quello che, insomma, fa parte della musica, però non è proprio il cuore. Ti abbiamo visto a All Together Now nella giuria. Sì. Sì, Quell'esperienza, insomma, che comunque fa parte del tuo mondo perché si parlava di musica, però, insomma, la televisione un po' diverge dal tuo solito stile, ecco. hai ragione, hai ragione. Guarda, è un'avventura nella quale mi sono tuffata super volentieri perché poter essere utile a tanti ragazzi e ragazze, persone che si sono volute così mettere alla prova. Con la loro voce, per me è stata un'esperienza incredibile. Ho cercato di dire le mie, ho cercato di dare il mio parere. A volte non era semplice perché su quel palco si portano tante aspettative, no? Quindi ho sempre cercato di trovare, no, la strada giusta, perché poi anche i tempi televisivi sono molto corti, quindi bisogna essere sintetici. E nella sintesi ho sempre cercato di cercare un buon consiglio per i concorrenti e poi tutta la macchina Mediaset, tutti i colleghi, sono riuscita anche ad entrare in contatto con colleghi che magari conoscevo solo per le loro canzoni, ma non ci eravamo mai incrociati e sono partite delle amicizie, li ho a cena alcuni qui domani sera, quindi Quindi è molto bello, insomma, la sì. musica veramente unisce in tutti i suoi Sì, aspetti. Ma sì. invece un riconoscimento importante l'hai avuto quando hai cantato l'inno davanti al Presidente della Repubblica. Invece di quello che ricordo, insomma, è un riconoscimento, è un traguardo per la carriera, penso, di un artista molto importante. Sì, anche qui concordo con te, è molto importante. Peraltro io, proprio perché amo le sfide, sono una persona che non si tira indietro. In quell'occasione ho deciso di riarrangiare l'inno d'Italia in una chiave più rock. Ora, il nostro presidente è un po' rock and roll, però non è proprio, ecco, l'icona del rock. Però sono molto molto felice che sia stato tanto apprezzato. Peraltro al suo fianco c'era una grande icona vera e propria del rock, che era Bruce Springsteen. Le gambe tremavano, Sara, te lo assicuro. Però, perché peraltro per me Bruce rappresenta veramente anche tante lotte sociali importanti che ha portato, no, nel suo percorso, quindi tanta tanta roba. Ma invece come ultima domanda volevo chiederti che cosa ti riserva il futuro, cioè sia futuro prossimo, sia che cosa tu vorresti, insomma, dove vorresti che ti portasse la tua carriera. Guarda, fino a qualche mese fa avrei, ecco, un paio di minuti me li sarei presi qui con te per dire allora questo, 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 questo.
In realtà io credo che questi mesi di lockdown e di confinamento forzato ci hanno un po' insegnato a guardare anche molto al presente, no? Apprezzare il presente e sì, fare dei piani, ma lasciarsi anche un po' trasportare da quello che poi è la vita, che è importante, recuperare anche le cose più belle. Detto questo, io comunque 2 minuti me li prendo. No, ci sono tante belle cose. C'è un album in arrivo. Sto scrivendo sia per me sia per altri artisti perché è una cosa che mi piace fare tantissimo. Ci sarà anche un tour non appena, come dicevo prima, le condizioni ce lo consentiranno e tante altre sorprese. Va bene, insomma, io non posso far altro che augurarti buona fortuna, insomma, anche Grazie. saremo sicuramente partecipi di tutti quei prossimi traguardi. Io, insomma, rinnovo l'invito ad andare a ascoltare Proteggi perché è proprio un bel viaggio introspettivo e, insomma, che ti aiuta un po', ci aiuta un po' a riscoprirci anche in questo nuovo mondo. Io ti Vero. ringrazio tantissimo, davvero. Grazie Sara, grazie a te.